Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come realizzare questo effetto cartoon, appunto, su una foto reale. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Per prima cosa apriamo appunto il nostro Photoshop. Io ho importato questa foto di Bruce Willis e la prima cosa che andiamo a fare è Command J e andiamo a duplicare il nostro livello in modo da averne uno di backup. Ora andiamo a selezionare lo strumento seleziona rapida e praticamente andiamo a selezionare le parti, in questo caso mia bianca, per andarla a rimuovere. Nel mio caso potrei benissimo tenerla così, però giusto per farvi vedere come fare, nel caso abbiate uno sfondo diverso che volete eliminare, ci basterà quindi andare su strumento seleziona rapida, andiamo a selezionare il nostro sfondo in questo modo, andiamo ad accurarci di selezionare tutto bene. Per aumentare o diminuire il livello teniamo premuto Ctrl-Alt, poi se ci spostiamo a sinistra si rimpicciolisce, se spostiamo il mouse a destra si ingrandisce. Lo vado a rimpicciolire un po', tenendo premuto Alt, come vedete ci appare il meno, quindi andiamo a togliere e col più aggiungiamo, qui andiamo ad aggiungere, del resto direi che va abbastanza bene. Ed ora, una volta selezionato tutto, andiamo a creare la nostra maschera di livello. In questo caso ho già tenuto la parte che non ci interessa, ma poco male, ci basterà andare appunto qui sulla maschera di livello, fare Command D ed ecco la nostra selezione. Ora, selezionando il livello di sfondo, andiamo a creare una nuova tinta unita. Nel mio caso la fanno mettere bianca, quindi come potete ben capire da prima adesso è cambiato poco, comunque era per farvi vedere qualora aveste uno sfondo diverso da volere cambiare. Per renderlo un po' più bello magari andiamo con lo strumento penna, andiamo a fare una cosa del genere all'interno della nostra foto. In questo modo, tasto destro del mouse, crea selezione, facciamo ok, andiamo a selezionare il colore che vogliamo, io in questo caso tengo questo giallo, prendiamo lo strumento secchiello, come vedete adesso ci dà la barra perché non potremmo farlo, infatti se andiamo a cliccare ci dice che prima dobbiamo rasterizzare il riempimento, gli basterà dare ok, dopodiché andiamo a colorare la parte che abbiamo selezionato, Command D deselezioniamo, insomma, prendendolo un po' uno sfondo un po' più in stile cartoon. Ora selezioniamo i nostri due livelli, tasto destro, e andiamo a fare Converti in oggetto avanzato. Questo livello lo andiamo a duplicare per due volte, quindi Command J e Command J. Per adesso oscuriamo i primi due livelli, cioè i due livelli di copia che siamo andati a creare, selezioniamo il livello 1 e la prima cosa che andiamo a fare è applicargli un filtro. Andiamo su filtro, galleria filtri, riduciamo un po', andiamo appunto a cercare sotto artistico contorni poster, andiamo ad abbassare a 0 e 0 lo spessore contorno, l'intensità di contorno, e portiamo a un fattore 2 più o meno, 1, 2, sì, direi 2, in questo modo, dopodiché facciamo ok. Ora andiamo sempre sul filtro, nitidezza, e andiamo a fare una maschera di contrasto. Andiamo a mettere il fattore 90, un raggio di 5 e una soglia di 10. E andiamo a fare ok. Adesso il prossimo passaggio è sempre sullo stesso livello. Andiamo in filtro,
andiamo in stilizzazione e andiamo a fare dipinto a olio. In questo modo. Diminuiamo un po', a parte che abbiamo anche la preview qua, se nel caso non l'abbiate, spuntate qui anteprima. Andiamo a mettere un valore più o meno di 2 in stilizzazione, pulizia 3, una scala di 0,1 e nel caso abbiate attivato illuminazione lo andate a disattivare. In questo modo. E facciamo ok. Ora, sempre sullo stesso livello, andiamo ad applicare di nuovo in nitidezza un'altra maschera di contrasto. Teniamo sempre fattore 90, un raggio di 5, e questa volta portiamo una soglia a 5 e facciamo ok. Ora andiamo a selezionare il secondo livello, andiamo in filtro, galleria filtri, sempre in contorno poster, questa volta andiamo ad aumentare tipo su un 3 lo spessore contorno e un 3 l'intensità di contorno, mentre il fattore lo portiamo su un 6 e gli andiamo a dare ok. Sempre sullo stesso livello andiamo su filtro, stilizzazione, dipinto a olio e gli andiamo a dare, lo lasciamo praticamente quei parametri che abbiamo usato prima. Facciamo ok. Ora andiamo su metodo diffusione e andiamo a fare un sovrapponi, in questo modo, in modo da avere questo tipo di contrasto. Chiudiamo anche il livello 1 di coppia, andiamo a attivare l'ultimo livello e qui gli andiamo a dare praticamente in filtro. Andiamo su altro e facciamo accentua passaggio, in questo modo, e gli andiamo a dare un raggio, in questo caso direi di, no, 4 un po' troppo, un raggio di 3. Facciamo ok, andiamo sempre sul metodo diffusione e andiamo a fare sovrapponi, in modo che si accentui di più alcuni particolari, come vedete. E questo è già il nostro effetto cartoon della nostra immagine. Volendo possiamo andare a regolare un po' tipo i valori tonali, dopo questo è molto discrezione vostra, a secondo del risultato bene o male che volete ottenere. Si può andare a interagire anche su tonalità e saturazione, insomma, se andare a renderlo meno luminoso, più luminoso, se vogliamo andare a abbassare un po' la saturazione. Dopo, ripeto, questo è una cosa molto personale. E questo, bene o male, è il nostro risultato finito. Nel caso, avendo creato appunto degli oggetti avanzati, possiamo andare in qualsiasi momento a modificare tutti i filtri che siamo andati ad applicare. Per fare un esempio, se andiamo su dipinto olio, ci basterà fare doppio clic e possiamo comunque sempre andare a modificare i nostri parametri per modificare, insomma, la foto qualora volessimo ottenere risultati diversi. Anche sulla maschera di contrasto, volendo, uno si può andare a interagire in qualsiasi momento. Io però direi che così già è un risultato che mi soddisfa, quindi io lo lascio così. E questo, come detto, è il nostro risultato finale. Se andiamo a fare un prima e dopo, questo era il prima e questo è il nostro progetto finito.
Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial, vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, commentate per qualsiasi cosa, se avete qualche domanda, qualche richiesta, è sempre ben accetto, lasciate un like al video, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!